benvenuti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE 2K19 e di The Abusive Game. E tecnici audio di The Abusive Game e di 2K19. Qui è l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista Michel. Ed è l'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo secondo JMP di Tra Noi 2.0 dell'anno. Ricordiamo la classifica che vede in testa me stesso con 2 punti. Seguito da me a 0 punti e in ultimissima posizione Peppino a 0. A 0 punti. Non è vero. Ricordiamo anche che i commenti non verranno più estratti manualmente dall'urna, ma verranno pescati casualmente da un sito internet che va appunto a pescarli. Nel video dove c'è. Cioè, bene. Nel video simulazione. Fatti lui a spiegarvelo. Sto male, nel video simulazione, no? Perché tanti me l'hanno chiesto. Nel video simulazione di Eddie Guerrero e Re Mysterio contro Edge Christian. Quindi, se volete anche voi che non avete ancora commentato, avere la possibilità di uscire estratti, andate sotto quel video lì e commentate il vostro match. È importante che non facciate come il video di settimana scorsa e scriverlo sotto il video. Esatto, non ha senso. Qui sotto non vale, dovete andare in quel video là, perché noi da lì prendiamo i commenti. Salvador. Perché ognuno non ha capito. Salvador da lì. Quindi andiamo subito con l'estrazione del commento fortunato di oggi. Scusate, allora tutti i commenti che noi estrarremo vengono da là? Sì, esatto. Come è giusto che sia. No, non tutti. Ogni 3 mesi. Ogni 3 mesi. L'amico fortunato di oggi è Mirko M. Che ha fatto giustamente un commento. E ha messo un like. Gli hanno messo un like. Gli hanno messo un like. Six Man Elimination Chamber. Stone Cold versus John Cena versus Chris Jericho versus CM Punk versus Dean Ambrose. Ambrose versus The Undertaker. Titolo Intercontinental Championship. Io non so se noi abbiamo già CM Punk. Oh, ma è secondo Dietro 9.0 e secondo Elimination Chamber. Wow! C'è incredibile. E concludiamo con The Undertaker. Ma oh. Qui devo dire che si è sbizzarrito proprio. Ha voluto prendere. Ne ha preso uno per ogni miniera. 5 grandi nomi che non iconici. È la miniera, ma la mini era. 5 grandi nomi che sono state icone dalla WWE, John Cena, Eddie Ambrose. Eddie Ambrose che non c'entra una cippa con gli altri 5, però. Quindi allora CM Punk ovviamente è uno. Intanto uno. E Jericho 3, i restanti 2 punti. Ma Jericho 3 è quello che ha il punteggio più basso. Ricordiamo che l'ordine d'entrata è casuale. Ricordiamo quindi che dovremmo estrarre per il primo che sceglie. Ma è tanto, tanto è inutile. Però estraiamo. Però io ancora oggi. No, ma facciamo vedere agli amici. Mischiamoli meglio sti cosi. Sì, e poi soprattutto perché devo prenderlo sempre io per primo? Che esce sempre il 3. Fate no, voi. Sto mischiando. Mi stai ravanando. Ecco, okay. Adesso non le tocco più del tutto. Fate voi e io mi fido di voi. Prendo queste. Sì. Allora, questo. Perché non si può, ragazzi. Un minimo, No. Oh, grazie Gesù. 3. Vedi, era un 1. Era un 1, ragazzi, non ho parole. Io veramente sono allibito. È anche un mago. Anche un mago. Allibito. Quindi vai, dai, tanto. Abbiamo detto Jericho 3 punti e Punk 1. Gli altri 2. Tu sei a 2. A 2. Facile. Dai, Taker. CM Punk. Avrei scelto anche se era il valore più basso. Stone Cold Steve Austin. Sì, ma vale 1. Appunto, l'avrei scelto anche se valeva 3, che aveva 81. Ah, l'amico non ha messo il titolo. Sì, Intercontinental. Ok, quindi. Ecco, posizione match. Slancio, mettiamo normale. Sono stati tutti, no vabbè, accettiamo. Stone Cold sì, è stato un campione intercontinentale. Selezione al titolo di Nembro, sì, anche John Cena.
John Cena è stato intercontinentale? No. Non mi pare. Lo so, oggi non sono in me. Non mi pare, ma non mi pare uno dei grandi. Sto... Ma neanche certo, che... allora, non più... è mica Grand Slam. Più che altro mi chiedo perché CM Punk sia completamente ustionato. Infatti sembra. Sembra Hellboy. Esatto. Hellboy. Infatti qui, ragazzi, che decide tanto il vincitore e l'entrata. L'ordine d'entrata, eh. Eh già. Qui bisogna azzeccare quella per vincere. Io l'ultima volta sono stato fortunato con Asuka. Speriamo bene che sarò fortunato anche con Stone Cold. Quindi, ragazzi, dobbiamo dire un po' di robe riguardo e soprattutto al calendario della settimana, ragazzi. Yeah. A gran voce ci avete chiesto Abusive Mania e Abusive Mania arriverà venerdì. Arriverà venerdì. E io devo dire che quest'anno è stato veramente difficoltoso registrarlo. Sta ridendo ancora adesso, è due ore che abbiamo finito di registrare. Riderò anche stanotte mentre dormo. Riderà. Mi sono proprio divertito quest'anno. Spero che vadano in onda. Ma vada lei, vada lei, vada lei. Venerdì ore 13:30 a Abusive Mania, mi raccomando, votate la card migliore. Poi noi andremo a simulare 3-4 match della card scelta, della card vincitrice. Primo ad entrare Chris Jericho. Merda. Che nessuno ha pronosticato. Meno male. Y2J che non vedremo mai più in un ring WWE. Oltre a questo, ragazzi, sabato e domenica GM Mode. Mi piacerebbe. No, non ci sarà GM Mode, ma finiamo Battlefield. Poi magari chissà, ci pensiamo. Poi magari, chissà. Però in tanti ce l'avete chiesto. Devo dire la verità, in tanti ci avete magari chiesto. Magari visto che continuiamo video, a dirlo. Chissà. Magari un pensierino si può fare. Io direi di skippare leggermente le entrate. Prossimo a entrare nella minicella di Nembros. Male. Di Nembros scelto nessuno, male. Ne rimangono 4. Siamo in 3. 2 cominciano. Ah, guarda. Non è Pepino. No, però l'ultima volta lui è entrato qui. Ma quest'anno non è più l'anno di Pepino. Sì, sto cold! Ma questo titolo 2.0 sarà solo Elimination Chamber. Non abbiamo detto che è la nuova edizione, ci sono solo i Chamber match. Avete fatto dei commenti. Attenzione! No, iniziate no, voi, sì, no. Iniziate Iniziamo voi. Io e te. Beh, certo. Sì, Mancavano quei due? Ah, beh, sì, no. Ah, mancava Sina. Sina? Ah! Ma è in quarto d'ora che è partita la musica di Sina. Entra piano lui. Bene, Pepino, ci giochiamo già quest'anno. Per me non è una novità. Per te come sarà non vincere il titolo a noi? No, vedrai che vincerò anche quest'anno. The Undertaker! Io lo lascio iniziare lui così per me, ma poi io mi riprendo ciò che è mio. E ultimo è il boy. Però... Guardalo! Però ragazzi è un 96 di overall. Il dottor Aragosta! Zoidberg! Ma come fa a essere l'uomo più scaricato della community? È rosso? Non potevano scaricarlo meglio. In effetti è fatto... Anche la faccia, male. Guarda che c'ha la faccia di... Di Hellboy? No, ma anche il mento, qua sembra Khali. Adesso ma esageriamo. Dai il Hellboy a Khali, ce ne vuole, eh. Ah, poi c'è la pelata. È arancio è arancio solo davanti, però. È arancio. C'è un po' troppo bianco Undertaker. Va bene, cominciano Taker e CM Punk. Quindi, calendario della settimana raccontato. Esatto, sì. Non siamo, a meno che vinca... Quanto vale il tuo stasera? Il mio vale 2. Qualora tu vincessi anche stasera, la settimana prossima avrai diritto ad utilizzare le nostre carte opportunità o carte elemento. Abbiamo... Ma che differenza c'è tra la carta? Abbiamo un'opportunità in più se qualcuno la vuole. La venderemo all'asta. La firmiamo. C'è tra carte e la vendiamo all'asta. E carte oggetto? Lo scoprirai bene quando uscirà appunto una carta oggetto. Intanto entra e in terzo. Una carta opportunità? Spero di non essere io.
con la fortuna che ti ritrovi nel 2019 non sarai qui, ma lo vedremo immediatamente. Di Ambrose. E a proposito di Ambrose, la notizia diciamo più vociferata delle ultime due settimane. No, l'ultima settimana, due no. Sì, il dopo, suo... dopo Royal Rumble. Il suo addio dopo WrestleMania, ovvero non rinnoverà il contratto. Ma ragazzi, io vi faccio una domanda, voi che siete dell'ambiente e conoscete la WWE. Che bisogno c'è di pubblicare ufficialmente la notizia del suo non rinnovo a due mesi da WrestleMania? Ma io invece vi faccio una domanda. Non può essere riguardante questo facente gioco, parte di una grande storyline. Ma sbaglio o CM Punk lo vedo un po' arrugginito? Beh, è un po' che non lotta. È parecchio che non lotta. È un po' arrugginito, sì, guardalo. Entra il prossimo. Anche il colore è proprio arrugginito dal tempo. John Cena, ragazzi, allora rispondete alla mia domanda o per voi allora ti dico io subito, dillo, mi dispiace tantissimo, ma purtroppo tantissimo. Ma purtroppo è una cavolo di storyline. Ok, meno male che almeno c'è qualcuno e che dico mi dispiace e dico mi dispiace perché non ha senso comunicare una notizia così due mesi prima. Perché non ha senso dare un push del genere a una persona, a un wrestler così, che non dice niente, non dice. Ma che ci danno? Vabbè, la missione va. Ma è una storyline comunque. Guarda, finirà ancora come finisce ancora come la storyline con CM Punk. Esatto. Uguale, riciclano. Ciclicamente riciclano, perché ne hanno 10 di storyline come la GM. Ho sentito addirittura che poi andrà per l'Universal Championship, entra il mio. Stone costi vostri. Ma ancora non hanno capito che sia campione universale, sia campione da WWE, sia campione intercontinentale di Ambrose non vale niente. Non dice niente con nessuno di questi titoli. Forse con un titolo hardcore direbbe qualcosa, ma con gli altri titoli non dice niente. Rimane sempre uguale. Ma magari ci fosse un titolo hardcore che si mette in palio 24/7 e tu schieni sui copani dei taxi. Voi avete visto nella penultima puntata come vendeva le mosse di Seth Rollins? Esagerato. Secondo me adesso punteranno molto sul fatto che sarà molto lascivo, perché tanto deve abbandonare la federazione. Ultimo entrare Chris Jericho, ragazzi, e finalmente tutti e sei gli atleti sono sul ring. Ricordiamo, se non mi sbaglio, che Chris Jericho è colui che ha partecipato più volte a Elimination Chamber Match. Potrebbe tranquillamente, calcolando anche le nostre, sì. Jericho, che come ho detto in precedenza, per un bel po' non vedremo in WWE. E però guardate Taker, guardate Taker, perché questo gioco. Ma chi è che lo sta trattenendo? Scusate, incredibile! Ma perché? Incredibile! Questo gioco Taker si è bloccato. Non avrà più bug. Chi è che lo trattiene? La gabbia lo trattiene. E così vince, guardate, non solo che vince. Guardate. È rimasto col piede nella. Non posso smettere di guardarlo. Non sto seguendo il match perché sto guardando Taker. No, non entrerà mai più Taker. Ma cosa sta succedendo? L'unica è che qualcuno no, esca. Deve liberarsi da. Oh santo Dio! Una serata bellissima per me. Qua dagli abuli. Dopo la registrazione. Oh! Ma si sta allungando. Cos'è Matrix? C'è incastrato il piede. È Mr. Fantastic. No, ragazzi, qua bisogna annullare. No, lasciamo andare avanti. Vediamo come va a finire. Magari si libera. Si sta allungando. Carpiato. No. Doppio carpiato. Jericho, schiena di Ambrose. Dove va Punk? No, dai, vi prego. Punk vuole liberare. No, dove va? Oh! Ma perché non beccano Taker così almeno si sposta? Taker è Stone Cold che vuole galleggia. Taker, ma non ce la fa. Galleggia nell'aria Taker. Dove è incastrato nella gabbia? L'arbitro perché è là che guarda da un'altra parte poi. Attenzione, Dean Ambrose su Jericho stavolta. Ma qualcuno liberi Taker. Ci stanno provando, eh.
Ma per me non si sono accorti che c'è anche Taker lì. No, ragazzi. No, volare! Sembra che c'è uno che ha capito. Quanto sono bravo! Guarda il numero di prestigio del Taker, guarda! Ragazzi. Volare! No, per il match, ragazzi. E andavamo su, no, però, e andavamo giù. Arriviamo in fondo, dai. Adesso arrivo. No, arriviamo in fondo. Oh, si è liberato! Oh! Dai, dai, Taker! Forse... Poverino, è esausto! Sembrava un topo intrappolato. No, invece no! No! È solo caduccio. Ancora sto ancora! Tiralo ancora! Ecco. Niente, è impossibile. No, non lo beccano più, lo trapassano. Niente, ragazzi, bisogna riavviare per forza. No, dai! No, no, bisogna riavviare. No, vinco io, per perché forza. Perché l'ultimo che rimane non riuscirà mai a lottare con Undertaker. Ma vediamo. No, 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 no. Dai, dai, è stato preso da Taker. È bellissimo quel match qua, ragazzi. No, ragazzi, dobbiamo fermarlo. No, dai, fai. Bisogna fermare. Ma magari si libera, dai. No, ci libera più. Ma no, guarda, lo stanno liberando. No, hanno già provato più volte. Ascolta, lascia eliminare qualcuno. Non è ancora eliminato nessuno. Guardatelo, Chiede di essere liberato. Ma vedi che anche Stone Cold non... non lo caga. Vedi che adesso lo prende. Sì, CM Punk, schiena di Ambrose. Ed è tre. Mi sembra se ne va. Dai, dai, dai! Dai, che ce la fa! Cazzo. Dai, ma staccati con quel piede! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! È sicuramente la puntata più bella di WWE 2K19. Ah, mamma mia, dai, è bellissimo! Guarda, guarda, guarda! Che era certo non avesse più bug, eh. No, dai, ragazzi, bisogna... No, ma lascia, ci stiamo divertendo troppo! Ma va Steve Austin? Ma cioè, te che sta picchiando Steve Austin? È vero? Con l'energia? Vole! Tanto di... Volare! C'ha il piede proprio fuori dalla cella, ragazzi. No, bisogna annullare. Guardalo, onda! Basta, ragazzi. Oh! Che peccato. Per forza. Ah, dai, era bellissimo. E quindi siamo pronti a ricominciare. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere. Giustamente, perché le entrate nel riavvio sono state esattamente le precedenti, quindi non c'è nessun problema. Speriamo che Taker non si blocchi. E per ora non è stato eliminato nessuno. Vediamo se sarà appunto ancora Dean Ambrose il primo eliminato. Perché ancora? Perché era stato prima eliminato. Era stato eliminato no, da CM Punk, certo. Non sono sognato quel pigno. E CM Punk lo va eliminato, certamente. Prima che tagliavamo, no. Sì. Attenzione, una John Cena su Dean Ambrose. Erano dentro ancora tutti? No. Ti ho detto, il mio Punk ha già eliminato Dean Ambrose. Andate che era ancora troppo vicino alla gabbia per i miei gusti, eh. No, è di là la gabbia. Ah già, che qua trasparente non c'è. C'è un buco qui. Quindi Jericho su Taker, Cena su Dean Ambrose e CM Punk su Stone Cold Steve Austin. Attenzione. No. Rocket Launcher sulla gabbia di The Undertaker. Attenzione, c'è pestaggio americano di Dean Ambrose di... CM Punk. Schiena lì, però arbitro. Perché stava guardando. Ma era tre ore che schienava. La missione di CM Punk. Perché io devo mettermi proprio contro CM Punk, che è quello più forte. Eccola la go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. No. Attenzione, attenzione. No. E sì, si rialza incredibilmente Stone Cold solo contro di due. Steve Austin, vai, nonostante una GTS. Non devi prendertela contro CM Punk, però, perché è quello più forte. Sanguinante. Per colpa di Undertaker, per colpa del tuo Undertaker si è bloccato. Sanguinante anche John Cena. Sono il primo eliminato. Sanguinante anche John Cena, che subisce lo schienamento su Ambrose. Mamma mia, non ci credo, John Cena è eliminato. Attenzione, vediamo di Ambrose cosa decide di fare adesso. Se la prende con CM Punk, grande. Grande, così io ovvero sto con questi vostri magari non è proprio più il Cena di posso riposare un attimo. Prima quindi il più debole contro il più forte, vediamo adesso Dean Ambrose e CM Punk. Ovviamente CM Punk
va subito con un braccio teso e stende lunatic fringe, ma anche Ambrose comunque si dà da fare. Intanto vediamo che Taker non molla ancora Jericho, eh? Solo due, ormai è puntato a distruggere Jericho Taker, ma proprio la cittadina di Jericho. No, per me è un bug, continua a fargli ancora la stessa mossa. Attenzione, guarda. Di Ambrose che schianta lì, no. Uno, due, solo due, si salva ancora Stone Cold. Sì, però andate che basta. Per me si è bloccato ancora lì. Adesso il bug è duplice. Ma cosa hanno e basta? No, no, ah, non si può più farlo. Neanche nei per... giochi riesce. No, no. Per me è buggato proprio il Taker. Potrebbe essere, eh. Dai, Stone Cold. Guarda che potrebbe. Dai, Taker schiena, cazzo. No, niente, è da fare. Incredibile. Ma perché sei così rincoglionito, Taker, stavolta? Attenzione, CM Punk ci saluta! CM Punk! Ma grande, elimina! Elimina il più forte! E colui che è stato pronosticato da Michele, quindi bene. Anche per oggi, niente punti per Michele. Standard di Stone Cold su Undertaker! Uno! Due! No! E tre! Baccato, mamma mia, mi sto distruggendo! È baccato troppo quel gioco! Uno! Taker non due! Dice. E tra rimane sto ancora di Nemros, che è non tutti i diz. E buonanotte a tutti, il più scarso vince. Non ci credo, tre punti, euro quotato. Quello che qua dentro non uno, aveva a che fare con due, nessuno. Meno male, dai, almeno non ha preso punti quello là. Gli sta bene, così, porca così, miseria. Che la vita, chi troppo vuole nulla stringe. Gran bel match, Mirko. Chi troppo vuole una stringe. Tu volevi eliminarci. Ha vinto di Nembro, che è stato il primo eliminato nella simulazione precedente. Colpa di chi? Colpa sua. Guarda che nel match di prima avrebbe vinto CM Punk. No. Chi troppo vuole una stringe, fatto sta che se uno pronosticava di Nembro che era quotato il 3, ci portava a casa 3 punti. Ah sì, sicuramente. Invece il, non era quotato 3. Il bug era quotato di Taker. Di Nembro. No, era più debole tra no, Cristo! Non era di Nembro. Va bene, non era di Nembro. Era CM Punk. Era lui che era uno. Lui era quotato uno CM Punk. Sì. E tre punti era Stone Cold. Ma va, no. No, no, era Stone Cold. Perché? E 92 Stone Cold. Perché non era di lì, era 3 e 1. Quindi ragazzi, nessuno si è preso i punti oggi. Ma com'è felice di Nemo? Lui sì. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi va, se non l'avete ancora fatto. Assolutamente. Io vi ricordo che la signora è sempre lì che vi aspetta e che noi abbiamo Instagram, Telegram, Twitter e Facebook per allietarvi con ogni giorno qualche notizia, qualche fotografia e magari qualche fuori onda della scenetta del di Abusive Media, sì. Ci sta veramente bene. Io vi ricordo che comunque vada in Italia ci sono sempre piace ancora ecco. Bravo, ci sono sempre delle federazioni di wrestling attive, quindi sosteniamo il wrestling italiano, dalla FCV alla Rising Sun alla tutte le federazioni che conoscete, in centro Italia c'è la Voiva, c'è la... ce ne sono parecchie, quindi andate a vedere qualche incontro, sostenete questi ragazzi che hanno bisogno di voi. Per oggi è tutto, dall'Artemice Jack, lo specialista Michel, la Eremita Peppino, alla prossima, ciao belli, ciao.